La striscia positiva si interrompe in casa Vasto Girardi a passare al Ditella Elfano con una rete di Broso a metà del secondo tempo. In panchina il secondo Giovanni Piccirilli per la squalifica a Mister Coletti. Locali sin dai primi minuti minacciosi dalle parti di Bizzini, che deve inchinarsi al vantaggio dei molisani, ma la rete viene annullata dalla terna arbitrale guidata dal comasco Saffiotti. Il Vasto Girardi lascia pochi varchi alla formazione di Andrea Mosconi. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, gli ospiti ripartono contro Lè. Petriccione è costretto a fermarlo con le maniere rudi. Lo stesso ultimo difensore chiamato in causa due volte nel giro di pochi istanti e salva l'inviolabilità della sua porta dalle incursioni degli ospiti. Il finale è a tinte giallo-blu. Si fa notare Hernandez due volte dinanzi all'estremo Bizzini ed ancora a conclusione di un'azione corale da posizione defilata. C'è molto equilibrio nel corso del secondo tempo, rotto solo al minuto 26 da Alfano, quando il centravanti Broso fulmina Petriccione con una magia surrovesciata mirata all'angolino basso. I marchigiani passano inaspettatamente 1-0. Rialzano la testa i ragazzi di Piccirilli e si fiondano in area avversaria per l'assalto finale. Ma l'Alma blocca qualsiasi tentativo abbassandosi sulla linea difensiva. Concitati gli ultimi minuti, Severini lascia i suoi in 10 per fallo da ultimo uomo. Ruggiero carica il tiro dalla mattonella, ma la domenica è stregata. Nulla da fare neanche nei 5 minuti di recupero. Il Vasto Girardi si ferma a quota 35 e sente il fiato sul collo da Roma City. I marchigiani al contrario sfruttano il turno positivo per consolidare l'ultima posizione utile per la griglia spareggi promozione.